Buongiorno a tutti voi cari amici, come state? Allora, siete sul canale Il vento cambia direzione e chi vi parla è Perla. Oggi, come vedete, abbiamo la scatoletta, andiamo avanti con i nostri segni zodiacali. Per quanto riguarda l'oroscopo dell'amore a sorpresa, ne manca ancora qualcuno, andiamo avanti. Quindi, come sempre, dopo aver estratto il segno, parleremo di come andranno le cose per i prossimi 2 mesi, sia per quanto riguarda i single, sia per quanto riguarda chi aspetta un ritorno a una situazione amorosa un po' difficile. Benissimo, abbiamo già pronti i nostri mazzi, tutto quello che serve è pronto per voi e niente, partiamo. Ovviamente ricordo a tutti che le stesse possono anche non corrispondere, ma che c'è sempre un messaggio che può essere interessante per voi da sapere. E poi che l'interattivo vale dal momento in cui viene aperto e non dal momento in cui viene registrato. Quindi anche tra 10 anni, se lo guardate tra 10 anni, sarà sempre valido. Allora io adesso apro e vediamo a chi tocca come segno zodiacale per oggi. Tocca al segno dei pesci. Benissimo, oggi tocca ai pesci. Mettiamo qua il segno, adesso vedo, controllo se si vede. E partiamo tra un secondo con il segno dei pesci per quanto riguarda voi single, amici single dei pesci. Allora, qui da me oggi ci sono 36 gradi, non so a casa vostra, ma qui ci sono 36 gradi, va bene. Ne prendiamo atto, prima o poi questo caldo infernale finirà. Allora, io partirei con i tarocchi dei veggenti della luce e vediamo per i single cosa ci sarà in amore nei prossimi 2 mesi per tutti quelli che sono sotto il segno dei pesci. C'è una canzone dei tempi passati che proprio si intitola ancora Sotto il segno dei pesci. No? C'è una canzone che si chiama così, Sotto il segno dei pesci. Allora, vediamo un po'. Facciamo un primo giro, vediamo come siete messi o messe. Abbiamo una morte, un imperatore, un 8 di coppe, una regina di coppe. Allora, qui da queste prime carte vedo che avete chiuso con qualcosa. Io vedo un imperatore, ma non è detto che sia una situazione amorosa quella che avete concluso. Può anche darsi che avete concluso una situazione un po' particolare in cui vi siete molto impegnato o impegnate, che per ora si è conclusa. Una situazione che non è detto che sia finita bene per voi, nel senso che potrebbe anche essersi conclusa male, cioè le cose non vi sono andate bene, anche se ci avete messo tutto il vostro impegno in questa cosa, però vedo qui questa donna che si allontana, per cui è possibile che questa cosa non si è conclusa molto bene per voi, qualunque cosa fosse. Se invece parliamo effettivamente di un amore, avete da poco chiuso una storia sentimentale, quindi le cose appunto non sono andate molto bene. Non è detto che si sia conclusa da poco, però si è conclusa con questo imperatore qua. Se è di un uomo che parliamo, se non è una situazione, ma voi, in quanto regine di coppe, che sapete trarre da voi stesse l'energia per riprendervi, per rigenerarvi, avete ricominciato a vivere, avete fatto tante cose nuove, siete andate avanti. La carta della morte indica un periodo che finisce, ma anche un periodo che comincia. Quindi avete ripreso a occuparvi di tante cose, magari di alcuni hobby che avevate dimenticato, situazioni, avete magari fatto delle nuove amicizie, cioè vi siete riprese. Siete le donne dedite all'esoterismo, a cui piace magari l'esoterismo, magari vi piace lo yoga, vi piace tutto ciò che non è facilmente tangibile, ecco. Vi piacciono le cose un po' misteriose, non vi piace il mistero. Siete delle bravissime madri di famiglia, quindi se avete avuto dei figli dal
d'amore, precedente matrimonio, siete molto, delle mamme molto amorevoli, forse un po' troppo, avete molto cuore e a volte avere molto cuore non paga in generale, non solo con i figli, però insomma, meglio così, molto meglio così, come si dice, insomma, è meglio dare amore che invece no, perché comunque quando tu dai amore, bene o male, qualcosa ti ritorna in cambio, quando invece non fai nulla per gli altri, non sei solidale, questo ti fa stare anche male, quindi più si aiutano gli altri, più stiamo bene anche noi tante volte, no? Quindi bisogna assolutamente aiutarci tra di noi, ecco l'importante. Perché insomma, quando non ci si aiuta, quando se non ci aiutiamo tra di noi, che esseri umani siamo? Cioè, è importante aiutarsi gli uni con gli altri. Benissimo, e dopo questa filosofia, molto spicciola devo dire, però mi è venuta in mente perché la regina di coppe è la donna solidale, la donna che aiuta, la donna che non si ferma mai, la donna che tante volte prende fregature perché a volte ci mette troppo cuore nelle cose e poi le cose a volte, le belle cose che le fa per gli altri non le vengono ricambiate. Allora, vediamo adesso se arriva questo amore per voi. Quindi, che sia stato un amore o che sia stata una situazione particolare per voi, l'avete superata. Quindi, la situazione è finita. Se era un uomo, la relazione è finita e fiduciose siete andate avanti nel vostro avvenire, per il vostro avvenire, per la vostra strada. Vediamo che accadrà in amore. Tre di bastoni. Cavaliere di coppe. Regina di bastoni. Due di bastoni. 10 di coppe, 7 di bastoni, la torre, la giustizia. Sicuramente volete, finalmente siete pronte per un nuovo amore, perché insomma è uscito il cavaliere di coppe, che è la proposta amorosa. Pare che state attendendo anche delle risposte. Forse per quanto riguarda un lavoro, un progetto che avete, è una cosa che vi sta molto a cuore, molto importante per voi e state aspettando ansiosa una risposta. Potrebbero anche essere dei soldini che devono arrivare. Avete degli amici o delle amiche molto, come possiamo dire, molto belli, cioè avete degli amici, delle buone amicizie che vi sanno aiutare nel momento del bisogno, molto allegri, molto sereni, molto gioviali, che sanno tirarvi su, che sia una persona o siano tante. Però qui mi indica proprio un'amica, una vostra amica del cuore, o un amico del cuore se è un uomo, che fa tanto per voi, che vi dà tanto aiuto. Non nascondo che potrebbe essere anche un familiare, un genitore, ma una persona che vi è molto, molto vicina e vi aiuta tantissimo, vi aiuta tantissimo, vi rende più serene, migliori, vi rende migliori. E quindi a un certo punto voi avete ritrovato questa serenità, anche se questo sette di bastoni con questa donna che si volge dall'altra parte sopra questo cavaliere di coppe, mi fa pensare che forse, che poi c'è anche questa torre, avete un po' perso le speranze di trovare una persona giusta per voi, forse perché le situazioni amorose che avete avuto finora non sono andate proprio benissimo. In un certo qual modo reclamate questa giustizia che è uscita, che finalmente per voi arrivi la persona giusta. Vediamo se effettivamente arriverà. Comunque è un bel periodo questo per voi della vostra vita, tutto sommato, eh. Vediamo se però arriva l'amore. Arriverà l'amore per voi? Lo vediamo con queste carte degli angeli del cuore. Vediamo se l'amore arriva per voi. Questa la prendo, che è caduta.
lassù qualcuno vi ama. Allora, vediamo se arriva l'amore per voi, amici, amiche, amici dei pesci. Arriva l'amore entro questi 2 mesi, qualcuno di nuovo arriva? Perché in quelle carte non c'era niente. Vediamo se effettivamente arriva questo amore. Sono curiosa. Vediamo se arriva l'amore per voi. Allora, c'è un momento per voi di fermo in questo periodo, che poi qua è uscita la carta del riro, no? Di chi sta per conto proprio. È uscita anche questa carta dell'alchimia, quindi dell'attrazione magnetica, no? Magari è come se voi... voi siete pronte per una nuova relazione, no? Siete pronte dal punto di vista alchemico, per così dire, no? Siete pronte per una nuova relazione, però per il momento pare che questa relazione ancora non arrivi, non arriva ancora. Vediamo con queste altre carte se magari arriverà più in là, però se la prendiamo. La regina di spade e il re di denari, eh? Arriverà questa persona per voi comunque anche tra un po', ecco, già che ci siamo, vediamo, vabbè, subito no, però magari tra un po' arriva questa persona per voi. Ci sarà qualcuno per voi, però vi dico che non sarà presto, non così 2 mesi no. Ci sarà un qualcosa che comincerà in autunno con una persona, questo re di denari. Voi uscite come donne di spade, quindi come dicevo prima avete un po' perso le speranze, siete diventati un po' più diplomatici, un po' più logici, un po' più razionali. Per quanto riguarda l'amore, avete alzato le vostre barriere, però arriverà questo re di denari per voi. Credo che lo conoscerete in una situazione lavorativa, o sul lavoro o in un posto di lavoro dove voi magari andate per altri motivi, un ambulatorio, un posto dove si va, che so, palestra, estetista, parrucchiere, cioè conoscerete questa persona in un luogo di lavoro, questo re di denari, e sarà un incontro assolutamente inaspettato. Però questa persona vi atterrà da subito, quindi ci sarà questo fine estate di attesa, e poi in autunno arriverà questo nuovo amore per voi, che vi offrirà questi bei fiori, diciamo nelle carte, ovviamente fa vedere che offri i fiori, però giusto per dire che vi sarà interessante per voi conoscerlo. Voglio prendervi qualche lettera in modo che sapete. Allora, le lettere possono uscire anche nome o cognome del vostro, quindi se esce l'iniziale del nome o cognome vostro è possibile anche quello. Allora, vediamo questa persona come... Allora, intanto è uscito il 2, magari ha a che fare con il luogo dove conoscerete questa persona. La O di Olindo, la M di Mario, Matteo, Mattia... Guardate il 3, anche il 3 c'è qua, il 3, il 3, 23, buono da giocare. La D di Domodossola, Davide, la P di Pippo, la F di Fabrizio, la U di Ugo e la W di Walter. Visto così è Walter, che mi è caduta una lettera, ma non è importante. Benissimo, controllate un po' queste lettere, se la persona che incontrerete avrà queste, o le vostre iniziali cominciano
con queste lettere probabilmente questo si avvererà. Questa persona, questo re di denari, è una bella personcina, molto piacevole, e anche uno con i soldi, quindi occhio, non fatemelo scappare. Amici e amiche dei pesci che siete single. Bene, spero che in qualcosa vi abbia corrisposto. Se non vi ha corrisposto niente, lasciate andare, perché voi siete tanti e quindi è impossibile che corrisponda a tutti. Benissimo, salutiamo gli amici single e passiamo a chi di voi ha una situazione amorosa complicata oppure aspetta il ritorno della persona amata. Vediamo un po'. Situazione un po', diciamo, difficile, amorosa in generale. Situazioni difficili. Benissimo. Andiamo avanti, tra un attimo arrivo da voi e partiamo con i ritorni delle coppie. Eccomi da voi, quindi andiamo a vedere adesso per quanto riguarda i ritorni e le coppie cosa accadrà in amore. E allora vediamo se ci saranno degli sviluppi interessanti nei prossimi due mesi tra voi e la persona del vostro cuore, la persona che amate o con cui avete una relazione in essere. Vediamo che tipo di situazione abbiamo qui davanti e poi vediamo, partiamo così. Vediamo se vi appartiene oppure no, perché voi siete tantissimi, ovviamente non può corrispondere a tutti. Allora prendiamo alcune carte. Vediamo un po'. Allora abbiamo un asso di coppe, una regina di spade, una temperanza, una morte. Allora, a quanto pare, mi uscite come regina di spade, qui con questa morte credo che parliamo di una situazione amorosa per lo più, per la maggior parte di voi, che è finita da un pezzo. Me lo fa venire in mente anche questa carta della temperanza, che poi è la carta della pazienza, di chi aspetta, quindi in questo caso voi aspettate da un bel po' il ritorno di questa persona. Siete ancora innamorate con questo asso di coppe, però avete alzato le vostre barriere, diciamo che non ci credete più tanto che questa persona possa tornare da voi. Voi per lavoro probabilmente indossate una divisa per il lavoro che fate e avete alzato molto le vostre barriere, non siete più tanto sicure che questa persona in particolare possa ritornare da voi, forse per la situazione che si è creata, però con questa temperanza sperate ancora che questa persona torni, vi siete armati di pazienza e sperate ancora, chissà, che la persona possa tornare, anche se comunque voi siete andate avanti per la vostra strada, siete salite su questo cavallo e siete andate, perché giustamente bisogna nella vita andare avanti, però ancora un po' ci sperate, con questa temperanza aspettate pazientemente che questa persona ritorni da voi. Ma siete molto serene, devo dire, molto tranquille, cioè avete raggiunto quella consapevolezza di chi dice quello che succede va bene, oramai sono pronta a tutto, sono preparata per tutto, ok? Vediamo che cosa accadrà, quindi se questa persona si rifarà viva con voi. È venuto fuori come re di spade questo personaggio di cui voi attendete il ritorno, quindi avete molte caratteristiche comuni nel carattere. L'asso di bastoni, il cavaliere di spade,
Serie di bastoni. Allora, qui probabilmente per alcuni di voi, magari non per tutti, però per alcuni di voi qui parliamo di un uomo che non è libero, perché qui è uscito come un uomo, ma può essere anche una donna o leggetelo al contrario. Comunque c'è un'altra persona nella vita di quest'uomo di cui voi aspettate il ritorno. Quindi la persona non è libera. E quindi per il momento non, insomma, non riesce a liberarsi da questa situazione, cioè la situazione è bloccata perché lui comunque ha questa relazione con questa persona. Ci sono questi contrasti. Vorreste un po' di chiarezza, vorreste risolvere questa situazione entrambi, però di fatto questa persona si frappone fra di voi, quindi se siete uomini leggetelo al contrario, però c'è una persona che si frappone fra di voi. Allora, io credo sia l'altra donna, la vostra antagonista, ma potrebbe anche essere una persona, per pochi di voi, che in qualche modo ostacola questa situazione. Può essere una mamma, può essere una sorella, può essere una ex moglie. Una persona che contrasta il vostro amore. Lui è un uomo molto logico, molto razionale. Questo uomo qui, molto diplomatico, molto di testa, che pensa, 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 ma poi non conclude, non riesce a prendere una decisione effettiva né per questa donna né per voi. Ed è per quello che comunque poi la situazione si è interrotta, ma adesso è tutto bloccato, tutto fermo. Cioè questa situazione amorosa è ferma. Vediamo se ci saranno degli sviluppi per voi, tra voi e questa persona, nei prossimi 2 mesi. Cembio di coppe. Un cambiamento del destino. Allora, probabilmente tramite un'altra persona, rappresentata questo re di coppe, ci sarà un cambiamento della situazione. Allora, la ruota della fortuna girando fa ribaltare le situazioni, quindi ora voi è come se foste sotto la ruota, no? Quindi stiate sopportando il peso di questa situazione, ma la ruota riprenderà a girare, metaforicamente parlando, e questa volta vi troverete sopra, quindi vi troverete in una situazione di favore. Grazie a questo re di coppe, uomo o donna che sia, voi lo sapete, quindi grazie a un intervento proprio personale di questo personaggio, che voi penso sappiate chi è, può essere anche un amico comune. Comunque, grazie a questo personaggio si sbloccherà questa situazione tra voi e questa persona. Però vediamo quale sarà l'esito. Lo vediamo con un altro mazzo l'esito e vediamo se effettivamente riuscirete a risolvere le vostre problematiche con questa persona. Quindi, se il vostro amore finalmente potrà trionfare, vediamo se grazie all'isperato aiuto di questo personaggio, che non è detto che voi lo conosciate, questo personaggio che apparirà nella vostra vita e che risolverà le cose però con questa persona. Si risolveranno le cose tra voi e questa persona grazie a questo personaggio. Ci sarà ancora un periodo di fatica, di problematiche con questa persona. Nonostante l'intervento di questo personaggio, avrete dei problemi col vostro lui. Non vi capirete, avrete un momento di battibecchi, di problematiche, di discordia. Probabilmente vi sembrerà che lui non capisca le vostre esigenze, le vostre problematiche. Vi sembrerà che lui non voglia collaborare con voi. Ecco, vedete che questo personaggio che se ne va. Però poi alla fine dovreste riuscire a trovarvi con questo 9 di bastoni. Vediamo che cos'altro possiamo vedere se
Perché certamente questo cambiamento del destino che accadrà tra di voi, che sbloccherà per carità questa situazione, potrebbe comportare un attrito tra di voi, un qualcosa, cioè verranno fuori delle cose e questo creerà questo attrito tra di voi. Vediamo se però alla fine tutto si risolverà per il meglio, tra di voi, se l'amore ritornerà a splendere. Mi uscite ancora come regina di spade anche con queste carte. Ci saranno ancora degli alti e bassi tra voi e questa persona. Ancora problematiche. Quindi ci vorrà del tempo. Allora, dovrete avere un bel po' di pazienza con questa persona, perché nonostante lo sblocco della situazione, sostanzialmente, cioè nel senso, magari riprenderete il rapporto, però non perché lui, diciamo, lascerà l'altra donna, perché poi mi esce ancora questo 3 di coppe, cioè riprenderete i rapporti. Ma le problematiche non finiranno, cioè sarà un continuo come una storia infinita. Quindi non è che ritornerete insieme e questa donna scomparirà, no, perché magari arriverete tramite questa persona di cui vi ho parlato prima a una riappacificazione, ma poi le cose come un ciclo che continua. Quindi le carte non dicono che lui lascerà l'altra per voi. Questo è il discorso. Questo è il discorso, cioè ci vorrà ancora un po' di tempo, ma non succederà niente di sostanzialmente importante che possa sbloccare la situazione, sempre per quelli di voi che hanno questa relazione, cioè che vivono una relazione extraconiugale, è solo per quelli di voi che hanno questa relazione extraconiugale. Quindi non ci sarà uno sblocco, però siccome vi ho lasciato indietro, vediamo perché invece. Cioè la persona non è impegnata, ecco, vediamo dove la persona non è impegnata, cosa può accadere con questa persona di cui voi, a cui voi state pensando. Imperatrice, il giudizio, il diavolo, la giustizia. Quindi invece per quelli di voi dove lui non ha un'altra persona, cioè dove c'è un fermo, ma voi sapete che lui non è impegnato con un'altra donna o con altre donne, vi dico che questa persona ritornerà nella vostra vita perché ancora c'è, è ossessionato da voi, è ancora innamorato di voi, non vi dimentica né giorno né notte e si rifarà vivo. E questa carta della giustizia e dell'imperatrice mi fanno pensare che ciò avverrà entro questi 2 mesi. Vedete questa donna che a questo mondo, qui nella pancia, c'è cioè la donna feconda, l'imperatrice è la carta che è di buon auspicio per qualunque tipologia di situazione possa trovarsi. Quindi, per chi cioè, non ha, lui non ha o lei non hanno un'altra persona, invece la situazione si sbloccherà. Do a entrambe le categorie qualche lettera, qualche iniziale. Sempre per i ritorni o la coppia, così vedete se vi corrisponde. Abbiamo nome e cognome suo o vostro, M di Mario, di Davide, 3, 3, magari questo 3 può esservi utile, la U di Ugo, la A di Alex, la N di Nicola, la P di Pietro, la C di Christian, la E e la O.
la B di Vittorio. Ok, cucitelo su di voi, vedete un po' se vi corrisponde qualcosa. Volevo però, prima di lasciarvi, provare a prendere una carta di queste qua, degli oracoli del cuore, per vedere in entrambe le tipologie, sia per chi aspetta un ritorno con una persona impegnata, sia chi invece non è impegnata, come può evolversi la situazione con queste carte. Per entrambe le tipologie di situazioni, sono curiosa. Come si dovrà evolvere la situazione per i nostri amici? La carta dei bambini, la carta della luna di miele, questo potrebbe essere quello giusto. Vediamo un'ultima carta. Lasciate che i vostri amici vi aiutino. Ne voglio prendere ancora un'altra. E ancora un'altra. Ok. Allora, guardate, c'è anche la carta della passione qua. Allora, ritroverete un po' di serenità, che vedete uscita la carta dei fanciulli. Secondo me, in entrambe le tipologie di situazioni le cose finiranno bene, ci vorrà del tempo, ma finiranno bene. Alla fine l'amore trionferà con questa persona. Però appunto, come vi dico, per chi dove lui ha una situazione con un'altra persona dovrei aspettare un po' di più, tutto qui. Ma la situazione si risolverà. Alla fine la passione trionferà. Permette al tuo cuore, al tuo spirito di cantare con gioia. Si risolverà tutto per il meglio. Benissimo, io vi lascio, spero che l'interattivo vi sia piaciuto e noi ci vediamo la prossima volta. Un grosso saluto e un abbraccio dalla vostra amica Perla. Ciao!